Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio su Roblox. Oggi cercheremo di scappare di prigione. Comunque ragazzi, devo farvi vedere una cosa segreta che gli altri non sanno che ho. Ecco, aspettate. Tac, il tesserino di un poliziotto ragazzi. Questa scheda l'ho rubata prima ad un poliziotto che stava fermo. E quindi questo è il nostro lascia passare, perché comunque questa scheda ci permetterà di aprire porte che normalmente sono vietate ai prigionieri. Però ragazzi, non posso farmi vedere con questa scheda perché sennò ovviamente mi arrestano. Ora vediamo un po' cosa succede fuori nel cortile. Ok, qua ci sono ovviamente diversi modi per scappare. Allora, vi dico il primo. Il primo sarebbe quello di dare dei pugni a quel quadro elettrico. Una volta dati i pugni lì ragazzi, il quadro elettrico esplode e automaticamente si apre questa porta e si può fuggire. Poi il secondo modo è quello di andare in questa strada, perché vedete qui c'è scritto in costruzione. Ok, se noi andiamo dove c'è quel muro ragazzi, abbiamo la possibilità di farlo saltare in aria, quindi si creerà un buco che ci permette di scappare. Poi ok, questi due punti, ne abbiamo un altro segreto ragazzi, un altro diciamo posto segreto per scappare, ed è quello che useremo oggi. Ovviamente non devo farmi vedere da questi, se no mi seguono. E da dove voglio scappare io ovviamente è la classica evasione da prigioniero, cioè nei tunnel segreti. Ok, perfetto, questo va via ragazzi e noi possiamo fuggire. 1 2 3. Ok, perfetto, porta aperta. E questo è il modo che vi dicevo, si sale qui e si va in questo condotto, vedete questo condotto di diciamo dell'aria condizionata. E stiamo scappando ragazzi, stiamo scappando. Ora non so dove mi porterà questa strada, diciamo non lo so dove andremo a finire, però sono curioso. Ok, oddio, oh perfetto ragazzi, siamo fuori. Dobbiamo solo fare questo salto, ok, e siamo scappati di prigione. Perfetto ragazzi, ok, nessuno ha visto niente, quindi cerchiamo di fuggire perché come vedete ci sono anche elicotteri della polizia, quindi potrebbero vederci. Ora, cosa facciamo? Una volta fuori possiamo rapinare banche, gioiellerie e usare macchine e ovviamente armarci per fare casino, quindi possiamo prendere armi. Ora è il tempo di trovare un modo per scappare, perché qui diciamo all'esterno della prigione c'è sempre come dire una macchina, però non posso farmi vedere qui ragazzi, vedete c'è la polizia lì appostata ed è un problema. Poi ce ne sono altri sul tetto, quindi è meglio che me ne vado a piedi, poi si vede. Se c'è una macchina la prendo. Anzi no, dai, ma chi se ne frega. Oddio! Nascondiamoci e cerchiamo di non farci vedere, perché quella è la macchina che voglio rubare. Quella è la macchina che voglio rubare. Ok. Non mi fermerete mai! Io quella macchina la prendo. La prendo e scappo. E poi possiamo fare le rapine in banca. Ok, ok, ok. Dai, che nessuno ci vede. No, dai. Questo qui ha già preso la mia macchina. E ora me la prendo io la macchina. Ok. Perfetto, ragazzi. Ora facciamo una cosa. Noi andiamo verso il porto, perché al porto ci sono le armi. Quindi vabbè, andiamo prima in città. Hello, non posso guidare. Non posso scrivere, non so neanche come si scrive. Ok. Andiamo subito al porto perché lì troveremo tantissime armi, ragazzi. Ok, ho già individuato il posto. Ok, normalmente dovrebbe essere qui, in questa zona. No, non di bloccare macchina. No, però... Ok, no, 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 quello è un prigioniero, perfetto. È un prigioniero, quindi non dovrebbe farci niente. Aspetta, aspetta, aspetta. No, che bank! Bank, bank, prendi la macchina.
Ora mi prendo un po' di vestiti, ragazzi. Anzi, mi metto i miei vestiti, vedete? Poi prendo armi, una pistola. Vediamo qui dentro. Ok, un bellissimo fucile. E siamo pronti per andare via. Ok, e tutti quanti in banca. Proviamo a rapinare la banca. Ok, è salita, perfetto. Andiamo subito in banca e vediamo se possiamo fare un po' di casino, ragazzi, perché i poliziotti sono in giro. Dai, ci sarà un modo, ci sarà un modo. Dai. Ci sarà un modo per aprire la gioielleria, ragazzi. Voglio rubare anch'io qui. Oddio, sì, grandissimo. Che sta facendo? Grande. Sta tagliando. Ha tagliato il vetro. Vai. Sì, grande, ragazzi. Grande. Ottimo, 1000. Grandissimo. Ok, 1500. Stiamo derubando come se non ci fosse un domani. Ok, grande, grande. No, 4 di vita. Ok. Tutto a posto. Ok, vai, vai, vai. Rubiamo anche questo, vai. Vai, 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 vai. Ok, 2000. Ok, perfetto, abbiamo preso tutto. Abbiamo preso tutto. Benissimo, benissimo. Non ci resta che scappare. A meno che questo, ragazzi, non è un poliziotto. E adesso ci arresta. Immaginate. Vabbè, seguiamolo. E vediamo dove ci porta. Adesso mi porta in prigione, vi immaginate? È tipo un poliziotto finto. No. Ok, ma che succede qui? Stavo perdendo vita. Ok. No, 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 non è possibile, ragazzi, oh mio Dio. Ok, però come vedete sono respawnato nel mio bunker. E che top, ragazzi, comunque che top. Vedete se c'è la gente giusta, si fanno delle belle rapine. Avete visto rapine in gioielleria? Adesso comunque dovevo capire il funzionamento. Dovevo capire un attimo le trappole, eccetera, perché non ho visto. Però comunque abbiamo fatto una fantastica rapina. Avete visto? Questo è il nostro bunker, il bunker dei banditi. Ok, piano piano piano, exit. Oh, vai con questa Mustang. Vai, vai. Sì, si vola. Si vola. No. No, ragazzi, sono uscito. Stanno rollando di brutto. Scappa. Scappa, che questa ci prende, questa ci prende. Maledetto. Vabbè, dai, ragazzi, è stato divertente. Poi ovviamente dobbiamo fare nuove tattiche. Però
per vincere sempre contro questa polizia di merda. Comunque dai, con questo è tutto e noi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi, ciao!